Grazie. Veranzini, ma è uguale. Veranzini! È uguale. Plurale. Voi da giovani che volevate essere? Tipo da adolescenti, no? Che volevate diventare? Tutti più o meno c'erano dei sogni nel cassetto, degli obiettivi da raggiungere, degli interessi da coltivare, no? Per esempio mi ricordo all'epoca mia chi voleva fare calciatore, chi voleva fare pilota della Formula 1, chi voleva fare il veterinario. Addirittura c'era un amichetto mio che voleva fare l'attore, quindi stava fissa con Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, l'attore studio, no? L'orrore, l'orrore, due coglioni con questo errore, due palle. Io invece per tutta l'adolescenza ho sempre avuto un solo sogno, la pensione. Ma no, la pensione classica, pensate voi, no, quando si dice non andrò mai in pensione io, quella sicurezza economica dopo una vita di sacrifici sei col cazzo. Io da giovane bramavo la terza età, è vero, mi sogno proprio essere vecchio, sta su una poltrona senza fa cazzo e aspetta la morte. L'adolescenza che ho passato io, quella era la mia massima ambizione, non aspiravo all'altro, perché vedevo, che ne so, per esempio tutti i giorni un zio che usciva dalla fabbrica stracco morto per portare a casa il pane per guadagnare la famiglia, no? Invecchiato precocemente, che pareva Fabrizio Frizzi, pareva. E io sono Fabrizio Frizzi che per 30 anni stava corrida nella chiesa, che c'era tipo 45, però pare più vecchio lui. Che cazzo di pagare Fabrizio Frizzi, se mai capito? Quindi, io, quelli della chiesa, ho detto fra noi cosa ho fatto per le pippe da figlio, lo dico, lo ammetto tranquillamente. Altro il colpo rosso, c'è qualcosa della porno professoressa Zuzzona che mi arrazzava troppo. Vorrei vedere se qualcuno di voi si è mai fatto un ditalino o una sega con Fabrizio Frizzi, no? C'è qualcuno, qualche gerontofilo tra di voi, lo ammetta pure. Comunque vedevo mio zio che parla Fabrizio Frizzi operaio e pensavo, dico, no, se la vita è questa, me basta, sto, tanto vale essere già vecchio, così nessuno caga il cazzo, aspetti di deperire in tranquillità. E sto c'è che sogna sesso, droga, rock and roll, puttane, scopate. A me basta veramente un dondolo, una veranda, un baretto, un cantiere e una guardavi da una botta di dammi tanto. Cioè io invece sognavo l'eroina di Jagger, a me basta un po' di gran trucco da riccioni. Voi forse vi state vecchiate, ma che cazzo ci state invitando nella vita del vecchio? Cioè cosa può portare un ragazzino di 15 anni a invidiare un 80 anni col catetere, no? Quanti ragazzini pensate capiscono a questo? Penso pochi. Beh, questa è l'adolescenza mia. L'orrore. Che poi, parliamoci chiaro, basta cazzate, per voi il vecchio che è? Manco lo considerate un essere umano. No, la donna è proprio un vecchio, asessuato quasi, no? Oh, stamattina arrivata una vecchia, oh, io dicevo un vecchio, senti quanto disprezzo? È pieno di vecchi, quanta sufficienza, non lo considero un tuo pari. Solo per la festa del nonno, allora su Facebook, queste cartoline col gattino, col pulcino, nonnino, quanta saggezza, quanta tenerezza nelle foto delle mani dell'anziano con le grinze. La gente dice, vecchio, è merda, sti cazzo, le vecchie, sempre in mezzo alle palle, più dai coglioni, con sto cappello da imbecille, vanno a due. Senti, quasi fosse una razza subumana, non lo considero un tuo pari, no? Gente sfortunata, che è nata vecchia, da proteggere proprio perché è inferiore. Ma dico, che pensate, quelli se credono per nulla? Che sbucano tipo i funghi già belli e pronti? C'è una pessima notizia, Davide. Quelli siamo noi fra 40 anni. Se ci dici culo, forse anche meno. Oggi tutti gagliardi, rispettati, più o chi meno. Fra 40 anni ci pesciamo addosso. Ci sei cura più nessuno. Questa è la grande tragedia dell'esistere, la maledizione della vita. Io quando ero figlio non mi sognavo minimamente una Ferrari, una modella sorca, una carriera, perché io già mi avevo voglia, ma cazzo, questa sarà sempre il mio grande scoglio per l'autorealizzazione, sempre stato pigro, svogliato, sfaticato. Sono veramente pigro. Qualche tempo fa c'è stata una scossa terremoto da parte mia. In quei casi mi hanno detto che ti metti sotto al letto per motivi di sicurezza. Io quando ho visto il letto tutto bello rifatto, mi sono messo dentro. Dico, fammi quando ti muori così, non si sa mai. Cioè, secondo me già la posizione retta nell'essere umano è naturale. Secondo me è una forzatura dell'apparato scheletrico. Per me l'essere umano è fatto per stare in orizzontale pure da vivo, non solo da morto. Quindi, alla luce di ciò, io, diciamo, per voi che so, uno sfigato, una merda, un miserabile, no? 36 anni, senza lavoro, senza una famiglia, senza figli, senza cazzo. Io non sono cazzo. Voi invece no. Voi siete tutti realizzati, immagino, tutti appagati dal proprio status sociale, no? Quando senti la gente in giro, ah, io mi sento l'uomo più fortunato del mondo, faccio un lavoro che mi piace. Allora perché gioca a Gratta e Vinci? Perché c'è un giro di 80 miliardi di euro su Gratta e Vinci? Così. Per puro vezzo, giocate, ma mica perché vi servono i soldi per svoltare. Tuo caso è 100.000 euro, fanno sempre comodo, no? Però è strano, ho notato, voi non è che giocate a impiegato per sempre, mega maxi ingegnere, ma voi giocate a turista per sempre, mega maxi miliardario. Qui mi verrebbe quasi il sospetto,
da pensare che voi tutto sommato stappate all'aria tutto il giorno a farvi fare i bocchini o cunnilingus, non vi farebbe proprio schifo, eh? Forse. E allora via, basta pulizia, diciamo, parliamoci chiaro, vi fa schifo perché lavorare è una merda e come tutti cercate la via d'uscita, eh? Lavorare vi fa schifo, però lo fate, eh? Mettete pure la sveglia Cristo, alzarsi alle 6, 7, 8 di mattina per fare una cosa che ti fa schifo, che ti fa male, è un po' come se non solo che sai che vai a farti sodomizzare da un galeotto panzone, pelato, grasso, con l'AIDS. Ti dice, ma che pure carino! Ma questo cos'è? Questo è autolesionismo quotidiano socialmente accettato. Ma non vi è venuto da pensare un po' che la cosa puzzava un pochetto quando hanno fatto la festa del lavoro? Festa del lavoro, festa della donna, festa del nonno. O a casa mia quando si dice che fanno una festa non è una cosa tanto bella, eh? Mi sa che lo stanno a mettere al culo. Grazie. Ed ora il vero motivo per cui voi tutti siete qui, col suo nuovo spettacolo Eloquio di un perdente, soldato in tutta Italia, Giorgio Montanini! Fulvio Venanzini! Fate un applauso che ci ha dato speranza!